Buon salve people, bentornati sul mio canale, io sono sempre il vostro Roomwalker di fiducia. Eccoci oggi all'immancabile appuntamento di Xbox News, con domenica è sempre polemica, rassegna dell'informazione verde crociata, farcita con disagio e croccantezza, come sempre. Oggi abbiamo un sacco di roba di cui parlare, ma siccome ce n'è troppa di roba di cui parlare, dividerò il video come al solito in due pezzi, altrimenti esce un video gigantesco. Tra l'altro questa settimana arriverà anche la terza parte del video sul 2023 di Xbox, dove andremo a vedere un sacco di aspetti che abbiamo lasciato indietro e alcuni approfondimenti che non tratterò in questo video domenicale. Ma partiamo subito con le informazioni, parliamo dei PC Game Show che è stato trasmesso questa settimana e che ha rivelato alcuni succosi dettagli per alcuni titoli che arriveranno al Day One sul Game Pass sulla nostra console. Il primo è Flintlock Siege of Dawn, titolo che avevamo visto molto tempo fa ormai, che doveva uscire nei famosi 12 mesi del 2022 eccetera eccetera, non è arrivato. Arriverà nella estate del 2024. È stato mostrato questo trailer con alcune sequenze anche di combattimento, bello ignorante, bello cafone. Mi piace anche la direzione artistica, sembra essere divertente da giocare con tutti questi movimenti acrobatici della protagonista e del suo gatto, combattimenti al cardiopalma con un po' di magia, un po' di pistole, cose varie, quindi bello bello, molto ignorante, ci piace. Così come ci piace anche Stalker 2, che è stato mostrato con un trailer inedito per quanto riguarda la storia. Il titolo arriverà nel primo trimestre del 2024. Gli sviluppatori hanno sottolineato che ci saranno due modalità. Su serie X ci sarà la modalità performance che punterà ai 60 frame per secondo, mentre la modalità qualità, sempre su serie X, sarà a 30 frame per secondo, mentre per quanto riguarda serie S sarà a 30 fps, punto e basta. Io spero che si prendano il tempo davvero per ottimizzarlo come si deve, perché eravamo già consci del fatto che sarebbe arrivato tardi per tutte le complicazioni legate al conflitto, alla guerra appunto in Ucraina, che ha travolto il team di GSC Game World. Quindi fatelo uscire quando deve uscire, che tanto ci eravamo già messi il cuore in pace che sarebbe arrivato nel 2000 mai. E infine si mostra anche Harold Halibut, un titolo in stop motion che era stato annunciato molto tempo fa, che arriverà sul Game Pass il primo trimestre del 2024. Per chi è un fan di Shaun the Sheep, Wallace and Gromit, insomma tutta questa serie di cartoni animati, anche se non sono cartoni animati, tutti in stop motion, la direzione artistica e la realizzazione di questo titolo è davvero impressionante. Chiaramente si tratterà di un'avventura narrativa che comunque arriverà sul Game Pass al Day One, molto bene anche per la varietà dei titoli offerti. Ma sempre in tema di eventi, non parliamo del PC Game Show perché quello basta, finito, siamo d'accordo, tutto terminato almeno per quanto riguarda Xbox a stretto giro. Parliamo dei The Game Awards, dove il nostro fantastico Mr. Carisma, come sempre, ha messo l'evento in un orario fotonicamente improbabile per noi italiani, ovvero all'una di notte, almeno il pre-show partirà all'una di notte, i The Game Awards saranno all'una e mezza e poi dureranno un'ora e mezza, una roba del genere, si protrarranno fino alle tre, tre e mezza del mattino, qui per noi, ora italiana. Io ovviamente lo seguirò in live insieme alla mia community su Twitch, partiremo a mezzanotte circa, faremo aspettando i The Game Awards, in modo che tutti non abbraccino il cuscino nel frattempo e puntino la sveglia all'una di notte, cercheremo di stare un po' vivi tutti quanti e poi andremo a vederlo insieme fino a notte inoltrata. Xbox ci ha tenuto a rimarcare che ci sarà e ci saranno degli annunci che non vorremo perderci. Quindi no, mi auguro che non sia il solito trailerino dove fanno vedere Ninja che gioca a Fortnite tramite Xbox Cloud Gaming. Hanno fatto un annuncio fatto come si deve, sono arrivate mail a destra e a sinistra, quindi mi aspetto che ci sia qualcosa di sostanzioso. Staremo a vedere. Se avete idea, se volete lanciare un pronostico, vi leggo qui sotto nei commenti. Ed ora parliamo dei titoli di casa nostra. Partiamo con Machine Games, che ha pubblicato un job listing per un esperto di networking e multiplayer. Calcolando che Machine Games in questo momento sta trattando Indiana Jones e probabilmente Wolfenstein 3, visto che c'erano stati altri job listing che coinvolgevano appunto Wolfenstein, io credo che sia uno di questi due titoli coinvolti da questa ricerca di lavoro che quindi andranno a contemplare del multiplayer. Non so se sarà legato a una modalità cooperativa, cosa che potrebbe sposarsi con Wolfenstein, visto che l'ultimo, Youngblood, era giocabile anche in due giocatori, oppure sarà relativo al titolo di Indiana Jones, che francamente non so
quanto si possa prestare a questo tipo di esperienza cooperativa, anche se effettivamente non sappiamo di cosa si tratti. Vige il mistero più assoluto, quindi staremo a vedere come si evolveranno entrambi i titoli. Appena ci sarà qualcosa, sarò il primo a dirvelo, tranquilli. Per quanto riguarda invece Minecraft Legends, ci sono degli aggiornamenti. Ve lo ricordavate? No, non tutti se lo ricordavano, perché infatti quando avevamo parlato dei first party di Xbox, alcuni dissero: ah, ecco, mi sembrava che fosse uscito anche qualcosa di Minecraft. Ecco, il titolo più sfortunato della storia di Minecraft, e quello uscito non proprio felicissimo, ha ricevuto un aggiornamento molto corposo che è andato a sistemare anche alcune cose del matchmaking. Sono stati inseriti dei nuovi minion, sono stati inseriti dei nuovi nemici, delle nuove strutture. Il titolo purtroppo a oggi credo sia giocato da una percentuale bassissima della popolazione dell'ecosistema di Xbox, sicuramente anche meno di quelli di Redfall, quindi fate un po' voi, non ho i dati sotto mano, ma mi sembra che fossero davvero molto pochi a giocarlo. Purtroppo questo aggiornamento secondo me è arrivato oltre la linea del gong, non l'ho scaricato e non l'ho testato, ma magari se siete dei super fan di Minecraft Legends e aspettavate qualche aggiornamento, qualche revamp, qualche refresh, bene, è arrivato, andate, scaricatevelo e dategli un'occhiata. Purtroppo per me è davvero oltre la linea del traguardo. Ma continuiamo con i titoli di casa nostra, parliamo dei Game as a Service, parliamo di Halo Infinite, che il giorno 4 dicembre svelerà un nuovo trailer, probabilmente quello della metà stagione, perché il giorno successivo arriverà la modalità Firefight King of the Hill, che porterà una nuova modalità, ma tanti aggiornamenti anche con un nuovo equipaggiamento utilizzabile, il Repair Field. Inoltre ci saranno anche delle modifiche alla modalità classificata. Speriamo che sistemino il matchmaking fra PC e console, io sono sempre in attesa di questa roba, ma in qualsiasi caso ci saranno anche degli aggiornamenti per la fucina, meglio nota come forgia, perché se non dico forgia poi nei commenti me lo fate presente. Quindi benissimo che Halo Infinite stia andando a manetta, tanto appunto che su PC sia il titolo più giocato di Xbox, che ha spodestato anche altri titoli e comunque sia nella top 10 dei titoli più giocati sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, che sono un po' i due mercati di riferimento sia per PC che per Xbox. Quindi Halo Infinite davvero esplosione super meritata di giocatori, visto che i contenuti davvero non mancano, ce ne sono a manetta. Restando in tema di shooter e di first party e di Game as a Service, parliamo di Modern Warfare, di Warzone e di Modern Warfare 3, quindi parliamo di COD, di Call of Duty. Arriveranno degli aggiornamenti a stretto giro il giorno 6 dicembre, dove per quanto riguarda Modern Warfare 3, quello che sto giocando io, dove mi ci sono chiuso malissimo, arriveranno degli aggiornamenti per la modalità classificata, arriveranno delle nuove mappe, ci saranno tanti altri contenuti, pertanto ho già capito che sarà un casino riuscire a seguire tutto. Il problema dei Game as a Service in questo momento è proprio questo, manca il tempo. E in più ci sono anche le uscite del Game Pass, ma che schifo, su Xbox non ci sono i giochi, mi dimenticavo. Il giorno 5 dicembre, quando arriverà in contemporanea con quella di Halo, io davvero, perché non le spostate ste robe, mannaggia, prima una poi l'altra, vabbè, non fa niente. Il giorno 5 dicembre arriverà anche la Season 8 Call of the Hunt per Overwatch 2, dove arriverà Mauga, il nuovo hero tank con le due mitragliatrici che faceva un sacco di cose. Quindi anche lì, boh, che cosa giochiamo prima? Halo Infinite, Overwatch 2, Modern Warfare 3, mamma mia, il panico proprio. E per infiocchettare questo pacchetto di Game as a Service, parliamo anche di World of Warcraft. È arrivata la stagione delle scoperte, siamo partiti tutti insieme, partiti per modo di dire, perché i server come al solito hanno detonato, non si riusciva a muoversi, non si parlava con gli NPC, non riuscivi a prendere le quest, c'era la fila per uccidere i mob che erano lì a camperare il punto di respawn. I primi giorni sono stati davvero un delirio, ma ci siamo. La gilda dei Ruewalkers sarà fatta sul server Wild Growth, quindi un server PvE, potete entrare comodamente nella gilda, dovete passare però tramite il canale Discord, dove lasciate il vostro battle tag e dopo i nostri officer provvederanno a gildarvi. Siete tutti benvenuti, siamo una gilda senza troppe pretese, ci abbiamo tutti una certa età, una certa tipologia di orari, quindi se volete entrare a farne parte, davvero siete super benvenuti.
Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo detto sarebbe stata rimossa la scheda, l'applicazione dei rewards per Xbox, dove saltava la streak da 2500 punti? È stata rimossa, non è stato implementato ancora nulla del revamp, ristrutturazione dei punti rewards, almeno per quanto riguarda Xbox, ma su PC ci sono brutte notizie. Mi spiace dirvelo così, ma in qualsiasi caso purtroppo è successo un'ulteriore decurtazione dei punti, un'ecatombe davvero. Dai 10 e 5 punti di alcune ricerche siamo passati a un punto, quindi sempre di meno, e inoltre c'è un timer interno per le ricerche, quando effettuate le ricerche tramite il browser o tramite mobile, chiaramente c'è un timer interno, quindi non potete spammare le varie ricerche, completare tutte le ricerche in brevissimo tempo, c'è un timer interno di una manciata di secondi, quindi anche lì altre lungaggini per sempre meno punti. Windows Latest, un sito, ha intervistato direttamente i responsabili del progetto Rewards e hanno detto che stiano elucubrando per cercare di rendere l'offerta compatibile con le richieste odierne, quindi di aggiornarlo, di farlo evolvere, loro hanno detto, però l'evoluzione mi sembra che sia più una involuzione in questo momento, perché stanno chiudendo rubinetti a destra manca. Davvero, io capisco che prima fosse la manna dal cielo, dove si potevano fare migliaia di punti senza troppi sforzi, pagarsi gratis i giochi, accessori, console addirittura, però effettivamente adesso stanno calando tantissimo. Rimaniamo in attesa che arrivino gli aggiornamenti ufficiali, che tengano fruibile il sistema, ma soprattutto interessante per i nuovi arrivati, che effettivamente potrebbero non aver mai conosciuto i rewards, e vedere un servizio che sia pesante, che fornisca dei benefit effettivi, è quantomeno fondamentale. Ed ora piccola parentesi in merito all'ecosistema Xbox in generale. Sono state fatte alcune domande a Tim Stewart, uno dei capoccia di Xbox, che ha aperto a varie piattaforme, fra cui Sony PlayStation e Nintendo Switch. Ovviamente si è scatenata già la polemica a destra manca, oh mio Dio, adesso Xbox farà solo terze parti, abbandonerà le console, eccetera eccetera. Assolutamente no, perché Windows Central, nella figura del nostro Gezzo Cordeno, che stava volta ha fatto un lavoro fatto come si deve, almeno non una cialtronata, ha intervistato Phil Spencer, che ha detto che non ci siano piani ad esempio di portare Game Pass su Nintendo Switch, quindi non diventerà una terza parte, un publisher di terze parti Xbox. Respirate, state tranquilli, non fatevi portare a spasso dai soliti cialtroni che continuano a vendere fumo, clickbait a destra manca, eccetera eccetera, che innescano la console war per il nulla cosmico. State calmi, sereni, respirate. Comunque il video di questa settimana che arriverà sarà proprio un approfondimento in merito all'intervista di Phil Spencer, che ha parlato di un sacco di altre cose, vorrei vederle più nel dettaglio. Ma una cosa ve la dico subito, ovvero il famoso Xbox Game Store, Mobile Store, quello per mobile gaming. Intervistato da Bloomberg, direttamente Phil Spencer ha risposto dicendo che il Mobile Store non richiederà più anni per essere sviluppato, quindi probabilmente lo vedremo nel 2024, segno che effettivamente Microsoft stia spingendo moltissimo per quanto riguarda il mobile gaming, ora che ha acquisito Activision Blizzard King, quindi anche il know-how di Activision Blizzard King per produrre questo tipo di prodotti. È chiaro che moltissimi, anche della mia community, lo guarderanno con sospetto, perché il mobile gaming è il male assoluto per alcuni. Io mi sto chiudendo ancora malissimo su Warcraft Rumble, eccetera eccetera, ma in qualsiasi caso molto bene che Microsoft stia intraprendendo la strada per diffondere le proprie IP, il proprio brand, dove effettivamente il mercato è più florido, ovvero sui cellulari. Stiamoci tutti! Ed ora per la polemica finale non parliamo di Cliff Bleszinski, che per la 68esima volta ha contattato Microsoft sui social dicendo: oh Microsoft, se vuoi per Gear 6 ci sono. Basta Cliff, davvero, fattene una ragione, non ti si fila più nessuno, vai da un'altra parte, chiedi magari se serve un caporedattore da qualche parte. In qualsiasi caso parliamo di Starfield, perché IGN, e già qui ci siamo capiti, ha evidenziato in un articolo ripreso poi dalla stampa nostrana ovviamente, che ci siano stati dei battibecchi, ecco, sotto le recensioni Steam proprio di Starfield. Calma, tiriamo un respiro, perché effettivamente questa volta, anche se quelli di IGN sono un po' dei cialtronazzi e abbiano un po' il dente avvelenato, effettivamente stavolta hanno ragione. Prima di lanciarci a dire peste e corna addosso a IGN, perché effettivamente io sono il primo, perché quelli di IGN ultimamente davvero non li
posso tollerare, mi stanno proprio qui. Effettivamente stavolta hanno ragione, perché sono andati alcuni di Bethesda, alcuni dello staff di Bethesda, non Todd Howard, nel senso alcuni dello staff di Bethesda, hanno risposto ad alcune recensioni negative in merito a Starfield su Steam. Le critiche mosse erano chiaramente in merito ai pianeti vuoti, i caricamenti troppo lunghi, eccetera eccetera, e quindi da quel punto di vista le risposte dello staff di Bethesda, al netto delle opinioni personali, possono essere giustificate dicendo: hanno detto che i pianeti sono vuoti perché effettivamente i pianeti sono vuoti nella realtà, e questo è un dato di fatto, non è un'opinione, non è un gusto personale. Li volevi tutti pieni, ok, ma lo spazio bene o male è così. È vero che non è un hard sci-fi, tutto regole della fisica per filo e per segno, però ci può stare che i pianeti siano vuoti. Stesso discorso per i caricamenti, capisco che per alcuni siano fastidiosi, i caricamenti esistono dall'alba dei tempi, un progetto così vasto, con uno scope così vasto, è impossibile farlo seamless. Poteva essere ottimizzato, poteva essere fatto in modo diverso, sta benissimo, giusto che abbiano risposto dicendo: la criticità dei caricamenti è relativa allo scopo del nostro gioco, la vastità del nostro gioco. È un altro dato di fatto che ci sta, può piacere o no, ma ci sta. La cosa che trovo raccapricciante è che queste persone dello staff di Bethesda siano andate a sindacare su dei gusti personali. Infatti un utente ha detto che trovasse Starfield essere un gioco noioso, cioè che per lui non fosse nelle sue corde come fosse impostato il gioco, i tempi di caricamento, gli spostamenti, insomma, non gli piaceva, lo trovava noioso, e ci avrà pure tutto il diritto, il suo sacrosanto diritto di trovarlo noioso, perché le opinioni personali sono sacrosante. A uno può piacere, può essere il gioco della vita, a un altro può non piacere, essere il peggior gioco mai concepito nella storia dell'umanità. I gusti sono gusti e non si discutono mai. Quindi il fatto che la persona appunto in questione dello staff di Bethesda abbia sindacato su vari aspetti, sul ma puoi fare questo, ma puoi fare quell'altro, e trick e ballacche, è veramente un po' fuori luogo. Finché si parla dell'aspetto tecnico, è chiaro che cerchino di fare leva sui punti di forza del gioco e cercando di motivare perché ci siano queste caratteristiche poco piacevoli per Starfield. Ma quando si va a parlare di gusti personali, state zitti, non andate a sindacare su ste robe. Cioè, se a uno piace la polenta col cotechino, non puoi andare a dirgli no, il piatto migliore del mondo sono le lasagne. Se a lui piacciono quelli, punto e basta. Io ripeto, non approvo questo tipo di pratiche, perché secondo me lo staff di un team dovrebbe essere impegnato a migliorare il proprio titolo, ottimizzarlo, rifinirlo, lucidarlo, renderlo più fruibile possibile, investire in nuovi contenuti, cercare nuove idee, ottenere un contatto con la community in maniera propositiva. Solitamente fare queste cose è molto pericoloso, mostra da un certo punto di vista quasi un'arroganza, una spocchia che non fa mai bene nell'industria dei videogiochi, perché poi si creano dei precedenti. Quindi io eviterei di comportarmi così, io mi concentrerei piuttosto a sviluppare il gioco migliore possibile, ottimizzarlo il più possibile, cosa che lo staff sta già facendo. Però questa cosa poi passerà in secondo piano, perché c'è qualcuno che si è arrogato il diritto di andare a sindacare sulle opinioni degli altri, e questa cosa non fa bene a Bethesda, a Starfield, ma al mondo del gaming in generale, perché poi lo sappiamo che ci sono lì prontissime un sacco di persone con il loro secchiello pieno di feci di babbuino che non vedono l'ora di essere lanciate. Guarda, davvero, lo sport nazionale. E questo conclude il video, ma ovviamente non saranno tutte le notizie, perché martedì arriverà l'approfondimento sull'intervista di Phil Spencer con le mie considerazioni personali, e giovedì l'ultima parte con il 2023 di Xbox. Ma arriveranno anche tanti altri contenuti in merito al gameplay, i titoli che sono appena usciti sul Game Pass, quindi andate a supportare e seguire anche quelli. Mi raccomando, iscrivetevi, che siamo vicini ai 20.000, grazie davvero a tutti per il supporto. Mi trovate anche su tutti i miei social, passate anche sul canale Twitch, dove sono in live 3 volte alla settimana, e non mi resta altro che augurarvi, come sempre, buon divertimento gamers, e alla prossima!